Siamo al porto di Maratea con due professoresse dell'ISIS Giovanni Paolo II di Maratea per un progetto importante che tiene insieme lo sport ma anche la promozione del territorio e potremmo anche aggiungere, professoresse, la voglia, la volontà di valorizzare le competenze e le professionalità che questo territorio sa offrire. Certamente, infatti ci siamo, abbiamo preso in considerazione la società Fly di Maratea, che appunto mette in atto degli sport, non solo il kayak ma anche altri tipi di sport anche estremi come il parapendio. Quindi avendo sul territorio un territorio così La possibilità di poter fare questi sport, di sfruttare, considerando il fatto che noi a parità di tasse che paghiamo non abbiamo delle palestre così attrezzate, però in compenso abbiamo un territorio che vale la pena poterlo prendere in considerazione. Mari, monti, colline, quindi noi a scuola cerchiamo soprattutto di sensibilizzare i ragazzi non solo per l'amore verso lo sport, ma soprattutto per la natura, perché siamo di Maratea e vogliamo che i ragazzi abbiano questa sensibilità, questo amore per il mare, quindi lo devono temere e rispettare. Assolutamente sì, tra l'altro penso che questa intervista sia fortunata perché sta piovendo e quindi certamente. Allora, professoressa, nonostante la pioggia i ragazzi si sono molto divertiti, quindi è un progetto che noi ripeteremo ogni anno proprio per far scoprire le grotte che abbiamo in questo contesto marino, il mare meraviglioso che è quello di Maratea e la disponibilità di questi istruttori che li hanno seguiti passo dopo passo in questo importante progetto. Ecco, una curiosità, noi seguiamo in tante occasioni le attività delle scuole e sappiamo come sia complicato declinare una bella idea, farla diventare momento concreto, permessi liberatori di ogni tipo, anche responsabilità. Ecco, come vi siete mosse in queste vere e proprie sabbie mobili burocratiche? Infatti per poter organizzare questo progetto ci sono voluti ben 2 mesi, anche perché è stato organizzato anche in funzione dell'alternanza scuola-lavoro, in modo che i ragazzi del terzo, del quarto e del quinto anno, visto la nuova normativa, possono utilizzare queste ore di sport anche per quest'altra iniziativa. Quindi è stato messo in atto tutto un iter burocratico di documentazione. In più approfitto dell'occasione, voglio ringraziare enormemente lo staff della presidenza, in particolar modo la vicepreside Maria Iaria, che è stata al nostro fianco, così come tutti i colleghi, perché ci hanno dovuto sostituire, hanno dovuto spostare i compiti, tutto ciò che è la normale attività didattica. Quindi se alle spalle non avessimo uno staff così diciamo ben organizzato e così pronto ad aiutare ragazzi e i docenti, non queste cose giustamente non si potrebbero mettere in atto. Quindi abbiamo anche un istituto nautico che quindi sfrutterà al massimo questa esperienza, perché gli istruttori insegnano loro a fare i nodi, quindi a spiegare la bussola, tutto quello che è inerente al loro profilo didattico, quindi è importante anche questa esperienza per loro. Assolutamente sì, tra l'altro abbiamo seguito già da qualche anno, ecco, questo filone educativo, formativo, legato appunto alla competenza nautica. Forse l'abbiamo detto a microfono spento, ripetiamolo, chi sono stati i soggetti esterni che hanno offerto un contributo di professionalità importante a questo progetto? Ecco, noi ci siamo rivolti alla società Fly Maratea, che è appunto presente sul territorio, e con Enrico Iannini e Domenico Ielpo, i quali appunto non solo organizzano escursioni scolastiche ma anche turistiche per tutto il periodo estivo, ma soprattutto poi possono, diciamo, utilizzare enormemente il territorio che abbiamo qui a disposizione, un mare meraviglioso, e quindi è proprio la nostra palestra naturale. Ecco, una domanda alla professoressa: i ragazzi come hanno seguito queste lezioni, che poi sono diventate anche dei momenti di grande esperienza e di aggregazione? Ecco, le chiedo, avete trovato ragazzi già
pronti, preparati nell'approcciarsi al mare? Li avete visti spericolati, li avete visti prudenti? Sì, molto entusiasti, quindi anche se non erano preparati hanno fatto uscite con la pioggia e sono tornati felicissimi di quello che avevano fatto, hanno fatto anche il bagno con questo tempo che oggi insomma è anche negli altri giorni non ci ha permesso di stare bene, comunque loro l'hanno vissuta con una grande, con un grande, grande entusiasmo e sempre una voglia di rifarlo, infatti hanno chiesto di farlo di nuovo l'anno prossimo e negli anni futuri, e questa è una cosa che ci fa piacere perché abbiamo visto che è un progetto che è stato seguito con grande amore e grande interesse. Abbiamo notato davvero, confermo le sue parole, insomma, ecco diciamo anche la freschezza atletica di questi ragazzi, no? Alcune volte camminavano scalzi, quindi sì. Perché c'è una grande vitalità. Certo, certo. Vorrei aggiungere una cosa, ultimamente è uscito un articolo, non so su quale testata giornalistica, in cui si mette in evidenza che la Basilicata, per quanto riguarda la lettura dei libri e lo sport, è proprio l'ultima regione in Italia. Bene, noi vogliamo sfatare questa cosa, quindi da questo momento in poi, grazie a Domenico ed Enrico e alla società Flei Maratea, noi vogliamo appunto rivalutare lo sport, il nostro territorio, il nostro mare. Benissimo, allora noi vi facciamo i complimenti e ci vedremo sicuramente l'anno prossimo con il sole. Speriamo. Grazie, di sì, assolutamente. Grazie mille. Allora, siamo con l'istruttore Domenico, spiegaci la sede e poi parliamo anche magari con i ragazzi. E allora, questa è la sede dove noi organizziamo per far stare i ragazzi e per farli asciugare nel caso in cui si bagnino. E vorremmo ringraziare, in realtà questa è una canonica, per cui ringraziamo il parroco di Maratea che ci ha dato la possibilità di poter usufruire di questo spazio per fare questa attività. E tra l'altro, permettici, apriamo una piccola parentesi, vi sono delle foto molto belle del porto di Maratea, delle foto storiche, che insomma è un tuffo un po' nel passato, anche di qualche decennio fa. Ecco, dicevano le professoresse, un bel progetto al quale i ragazzi hanno reagito bene, si sono affezionati un po' a quest'idea di tenere insieme sport e natura. Sì, assolutamente. Diciamo che lo scopo di questa iniziativa è proprio quello di far avvicinare i ragazzi a questo tipo di attività. E dobbiamo dire che stanno arrivando tutti quanti ad un livello che sono tutti autonomi, per cui alcuni che non erano mai stati in canoa hanno raggiunto tutti quanti un ottimo livello per poter uscire in autonomia. Ecco Domenico, faccio probabilmente una domanda banale, quasi uno strafalcione probabilmente, ma quando si parla di kayak si pensa ai fiumi, si pensa un po' alle cascate dell'America o del Canada, insomma, invece questa barca particolare si può utilizzare anche sul mare. Sì, assolutamente, anzi diciamo che nel mare, soprattutto quando la costa è tipo questa di Maratea, è il mezzo che più è consigliato, perché ci permette di poterci avvicinare alla costa, di poter andare nelle zenature che con gli yacht e con le barre di imbarcazione non si riesce ad arrivare così vicino. Quali sono? Non abbiamo chiesto alla professoressa, magari ci riserviamo di fare questa domanda a loro. I pericoli, no? Immaginiamo i genitori un po' preoccupati di questa attività, invece è assai sicura. No, assolutamente, noi mettiamo in pratica tutte le precauzioni possibili perché non possa succedere nulla. Poi siamo due istruttori, per cui che non esiste nessun rischio. Maratea si presta molto per questo tipo di attività perché nel caso in cui il mare dovesse essere mosso c'è un porto gigante, che c'è una spiaggia dove è protetta dal porto, per cui tutte le attività si riescono a fare all'interno di un'area che è protetta da tutto il porto, per cui se il mare è agitato non si esce. Ecco, sempre per colmare una lacuna, questa disciplina ha anche un aspetto agonistico, vero? Ci saranno dei campionati. Ecco, tu hai visto in questi ragazzi qualche potenziale campione? Sicuramente, in realtà qui abbiamo proprio, non è oggi qui presente, ma c'è il campione italiano, campione italiano, quindi a livello nazionale, di una delle discipline che abbiamo subito, si è visto che fondamentalmente avrebbe potuto insegnare lui a noi. Poi invece tutti quanti gli altri ragazzi, sicuramente ci sono dei ragazzi che potrebbero continuare, che si vede che sono proprio predisposti per questo tipo di attività. E quindi
quindi questo. Ecco, parlaci brevemente dell'associazione. Dicevano le professoresse, le responsabili di questo progetto, che loro hanno voluto fortemente questo relazionarsi a voi. Ecco, un'istantanea della vostra realtà associativa. La nostra associazione nasce nel 2009, nasce solamente attraverso un'attività del parapendio, e poi nel tempo abbiamo integrato altre attività, tipo questa, la canoa, il trekking, la mountain bike, che diciamo che rispondono molto bene e ci permettono di portare i ragazzi a fare attività fuori, outdoor. Tra l'altro, Domenico, permettici di aprire una ulteriore parentesi: sappiamo a Trecchina tra qualche mese ci sarà una inaugurazione importante, quindi Maratea Trecchina, ecco, la pratica di certi tipi di sport sicuramente potranno portare tanti visitatori, tanti turisti qui nella nostra Valle del Noce. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che questo tipo di attività si può svolgere anche a livello di escursione, anzi soprattutto a livello di escursione, per cui tutte le persone che volessero avere questo tipo di esperienza possono venire al porto e chiedere, diciamo, delle persone predisposte per fare questo tipo di attività e fare questa esperienza, che a parole è difficile da esprimere, ma sicuramente una volta fatta resta impressa nel cuore. Ecco, Domenico, in conclusione siamo curiosi di una particolare pratica che viene svolta, legata a delle corde e ai nodi, insomma. Ecco, tra l'altro vediamo i ragazzi che sono proprio si accingono a fare ciò. Ecco, ci puoi spiegare? Sì, una delle altre attività che avviciniamoci, ragazzi. Una delle altre attività che facciamo è quella di far vedere a questi ragazzi come si fanno i nodi, per cui utilizziamo delle semplici pagaie dove Enrico, che è proprio l'altro istruttore, che è l'esperto in queste cose qua, è proprio un marinaio, fa vedere, e tutti quanti riproducono la stessa operazione per rifare i nodi. Ecco, a cosa servono questi nodi? Spieghiamolo. Vengono impiegati, diciamo, nella nautica soprattutto, ma vengono impiegati per fare delle, per, diciamo, per mare, per accorciare delle corde, per attraccare una nave. Anche per rendere più sicuro qualsiasi tipo di, sì, di, insomma, di legame, insomma, ecco, tra un oggetto, un remo, sì, magari. Sì. Diciamo che a seconda del tipo di nodo che si fa, diciamo, c'è un suo scopo. Per cui a seconda di quello che va fatto, va utilizzato un tipo di nodo. Perfetto, grazie Domenico. Prima di concludere con le professoresse, perché abbiamo da recuperare un paio di concetti, ecco, ragazzi, avete piacere che vi facciamo delle domande? Forse sì, forse no, forse sì. Ecco, com'è stata questa esperienza sportiva, ma anche formativa, come hanno tenuto a ribadire le vostre educatrici? Allora, a livello sul campo, cioè portare la canoa è stato molto bello. Poi abbiamo fatto prima un po' di ci siamo prima un po' allenati dentro il porto, e poi dopo siamo usciti una mezz'oretta e abbiamo fatto un paio di giri nelle grotte. Siamo entrati da un lato di una grotta, siamo usciti dall'altro lato, e poi dopo lì abbiamo fatto foto con gli istruttori. E poi niente, siamo arrivati fino a una delle tre torri di avvistamento di una volta che si usavano nel passato, e siamo arrivati in direzione di Decolmare, però non ci siamo avvicinati perché le condizioni meteo non lo permettevano. Ecco, nel tuo caso, noi abbiamo dimenticato di evidenziare il tuo nome. Nico, è stato il tuo primo incontro diciamo, con il mare quasi aperto, o già avevi fatto esperienze sulle barche? No, esperienze già ne avevo avute, però comunque questo qua è completamente diverso, perché qua ti metti proprio tu e inizi a capire come ti devi muovere, come devi uscire dal porto. Sempre quando esci devi stare sulla sinistra e quando entri devi stare sulla destra, rivolto verso la parte più esterna del porto, perché nel caso ci sono barche più grandi possono investirti, quindi... Ecco, la scuola, abbiamo imparato da un po' di decenni, non sono solo libri, ma è anche un po', ecco, la parte concreta, che tra l'altro davvero negli ultimi anni non sta prendendo il sopravvento, ma diventa sempre più significativa. Ecco, e per te che sei uno studente, sicuramente questa è la strada da seguire, no? Un po' teoria e pratica.
Sicuramente la pratica ti coinvolge di più e comunque ti aiuta a concentrarti di più sui libri, perché se tu sai quello che vai ad applicare, sai come lo devi applicare, cioè quello che studi tu lo sai come applicare, anche ti aiuta sia di più a studiarlo, ti invoglia di più e ti rende, comunque ti aiuta per il futuro, ti prepara molto. Ecco, per chiudere davvero, ecco, l'esperienza del mare, ti piacerebbe anche fare un'esperienza sul fiume con la canoa? Nel tuo immaginario c'è anche questa possibilità? Sì, nel fiume sì. Ad esempio qua abbiamo il fiume Noge, da lì sarebbe... E vengono un sacco di persone anche da tutta Italia in alcuni momenti particolari dell'anno, quindi davvero può essere un'esperienza importante. Allora, chiudiamo con le professoresse, perché dobbiamo recuperare un paio di annunci importanti, qualche ringraziamento anche, a partire dal preside, perché non so se lo abbiamo salutato. La nostra preside è la signora Carmela Cafasso, reggente in questo periodo scolastico, e la vicepreside Maria Iaria, che è continuamente presente e che ha appoggiato tutte le iniziative di tutti i nostri docenti. Quindi io ringrazio veramente di cuore lei e soprattutto i miei colleghi, perché come dicevo prima ci vuole proprio un'armonia nella normale attività didattica, così come oggi è impostata la scuola. Professoressa, mi pare anche la Capitaneria di Porto ha avuto un ruolo importante. Certamente, anche perché noi abbiamo avuto due ragazzi i cui papà sono ufficiali della Capitaneria di Porto, che è qui presente sul territorio e che ci ha supportato in questa iniziativa. Quindi ringrazio di cuore anche il capitano e tutti i suoi ufficiali. Allora, assolutamente ci dobbiamo rivedere l'anno prossimo. Senz'altro, a ottobre con un tempo migliore, se Dio vuole. Grazie.